Da qualche parte in Grecia si nascondeva una creatura maledetta. Tra tutti i mostri che abitavano gli incubi degli ellenici, questo era sicuramente uno dei più temuti. Molti eroi coraggiosi avevano osato dare la caccia a questa creatura, ma nessuno aveva fatto ritorno. Si diceva che questo essere fosse così orribile che nessuno poteva avvicinarglisi. Il suo nome era Medusa. Ma Medusa non era sempre stata così. Un tempo era stata una delle donne più belle che avessero mai camminato sulla terra. Nacque dall'unione di due divinità marine primordiali, Forcide e Ceto, e quando venne al mondo era una bambina come tutte le altre. Medusa aveva due sorelle, Steno ed Euriale. Erano gorgoni, creature che combinavano tratti di donna e di serpente. Fin dall'infanzia, Medusa era devota alla dea Atena e, quando giocava con le sue sorelle, fingeva sempre di essere Atena, mentre le sue sorelle preferivano essere le cattive. Insieme a loro giocava anche un ragazzo di nome Ificle, che era il migliore amico di Medusa. I due erano inseparabili. Medusa cresceva e diveniva ogni giorno più bella. Il fascino di Medusa rendeva il giovane Ificle un facile bersaglio per Eros, il dio dell'amore. Innamorato, Ificle si dichiarò a Medusa. La giovane donna amava profondamente il ragazzo, ma il suo sogno era diventare sacerdotessa di Atena e non poteva cedere alle tentazioni dell'amore. Quando raggiunse l'età appropriata, la giovane donna iniziò la sua preparazione per diventare una sacerdotessa di Atena. Le apprendiste del tempio erano tenute a mantenere una condotta e una disciplina immacolate. Tutte le loro azioni potevano riflettersi sulla reputazione della dea. Uno dei requisiti principali per diventare sacerdotesse di Atena era la purezza assoluta. Dovevano rispecchiare loro stesse in Atena. Pertanto, le ragazze dovevano rimanere vergini proprio come la dea, che non si arrendeva mai all'influenza di Eros e Afrodite. Medusa divenne una sacerdotessa perfetta, forse anche troppo perfetta. I rituali condotti da Medusa continuavano ad attrarre sempre più seguaci, ammaliati dal fascino di quella bella ragazza. Medusa aveva dei bellissimi capelli fluenti. Con le sue movenze ipnotizzava chi la guardava. Un uomo ingenuo osò dire che i capelli di Medusa erano più belli di quelli di Atena. La dea, dalla cima del Monte Olimpo, notò del trambusto in uno dei suoi templi. Si rese conto che molti non erano lì per adorarla, ma piuttosto per vedere l'affascinante sacerdotessa. Atena resistette alla tentazione di punire chi spostava la sua attenzione da lei a Medusa. La dea sapeva che, sebbene ciò fosse sbagliato, la giovane sacerdotessa non era da biasimare. Dopotutto, stava solo facendo il suo lavoro nel miglior modo possibile. Nel frattempo, all'Olimpo, Poseidone si accorse dell'inquietudine della dea. Il dio del mare e Atena avevano un'accesa rivalità. Si contendevano il diritto di essere i protettori della capitale dell'Attica. La dea era uscita vincitrice da questa disputa e, in onore della sua nuova divinità protettrice, la città aveva cambiato il nome in Atene. Poseidone non aveva preso bene la sconfitta e aspettava il momento giusto per vendicarsi. Il dio si accorse che Atena era concentrata sulla sua più bella e graziosa sacerdotessa. Decise che questa giovane donna poteva essere uno strumento della sua vendetta. Poseidone tramava per macchiare la reputazione di Atena, colpendo la sua seguace più immacolata. Nel frattempo Medusa continuava a condurre la sua vita normalmente, ignara di essere osservata dagli dei dell'Olimpo. Medusa camminava in riva al mare e, in agguato, nascosto tra le onde, il dio dei mari la seguiva. Sentì qualcuno chiamarla per nome.
la voce proveniva dall'oceano. Poseidone emerse dal mare in tutta la sua gloria. Il dio usò il suo fascino per sedurre la sacerdotessa di Atena. Ma Medusa, sebbene sbalordita dal suo splendore, non dimenticò i suoi voti e respinse i tentativi di Poseidone. Questi non accettò il rifiuto e afferrò il braccio di Medusa. Lei reagì d'istinto e, colpendolo violentemente in faccia, riuscì a liberarsi. Medusa corse al tempio di Atena, l'unico luogo dove si sentiva al sicuro. Ma Poseidone, consumato dalla lussuria, la inseguì. Poseidone stava per raggiungerla quando il coraggioso Ificle si frappose tra il dio e Medusa. Nonostante il suo coraggio, Ificle non rappresentava alcun ostacolo per il dio, che con un solo colpo lo scaraventò via. Medusa entrò nel tempio di Atena e si inginocchiò davanti alla sua statua. Quando sentì avvicinarsi i pesanti passi del dio del mare, pregò di ricevere protezione. Il dio si avvicinò alla giovane, che ormai in trappola gridava aiuto. Poseidone la possedette con la forza, sull'altare della dea. Il dio lasciò il tempio soddisfatto. La sua vendetta era andata meglio del previsto. Oltre ad aver corrotto la migliore sacerdotessa di Atena, aveva profanato anche il suo amato tempio, che la dea amava profondamente per la sua purezza. Medusa si vergognava e si sentiva sporca quando la dea Atena assunse la forma della sua statua e la rimproverò furibonda. Atena disse che se non fosse stato per la sua apparenza sgargiante, che distoglieva gli uomini dal sentiero della virtù e della purezza, e per la sua vanità, che la rendeva irresistibile, niente di tutto ciò sarebbe successo. Il suo tempio sarebbe rimasto immacolato e il suo onore di dea non sarebbe stato macchiato. Atena decise di punire la sacerdotessa, ormai impura e consapevole per il disonore del tempio di cui doveva prendersi cura. Arrivò la notte e Ificle riprese conoscenza dopo il forte colpo subito. Cominciò allora a cercare Medusa. La sentì piangere nel tempio di Atena. Arrivato lì, incontrò Medusa seduta per terra, che piangeva nell'oscurità. Gli chiese di non avvicinarsi, perché non voleva essere vista in quel modo. Preoccupato, l'amico si avvicinò comunque, offrendo parole di conforto. Ma quando toccò la spalla della giovane donna, un serpente gli morse la mano. Medusa si voltò spaventata e i due giovani si guardarono. Il giovane Ificle divenne una statua di pietra. Nella disperazione, Medusa pianse, abbracciando la statua del suo migliore amico. Per non far del male a nessuno, scappò via. Ma durante la sua fuga, fu avvistata da alcuni abitanti della città. Chi la guardò negli occhi si pietrificò. La gente iniziò a parlare di quell'orribile creatura dai capelli di serpente. Venne messo insieme un gruppo per dare caccia alla creatura. Questi uomini furono trovati giorni dopo, completamente pietrificati e con il volto distorto dal terrore. Medusa non aveva intenzione di far del male a nessuno. Voleva semplicemente difendersi da un'ingiusta aggressione. Decise di nascondersi in una regione che era stata abbandonata dai suoi abitanti per secoli. Lì trovò un antico tempio in rovina, che trasformò nel suo nascondiglio. Molti guerrieri tentarono di catturare la Gorgone per la gloria, ma nessuno fece mai ritorno. Isolata, Medusa continuò a perdere l'umanità che le rimaneva. La sua reputazione di terribile mostro divenne leggendaria. Medusa sopravvisse cacciando piccoli animali e roditori. Una delle sue prede la portò a un inaspettato ricongiungimento. Medusa incontrò un antico busto raffigurante la dea Atena.
si rese conto che quel tempio in rovina era stato uno dei primi edifici a dare rifugio alla dea. Questa scoperta le fece rivivere le sue antiche abitudini. Medusa cominciò a prendersi cura del tempio e ad esaltare la gloria della dea, la figlia prediletta di Zeus, il dio supremo dell'Olimpo. Pur vivendo un'esistenza miserabile, la giovane donna mostrava ancora la sua nobiltà. Nella sua residenza celeste, la dea non mancò di notare gli atti onorevoli della sua ex sacerdotessa. Si rese conto che le sue azioni non potevano essere giustificate dalla vanità, poiché nessuno poteva assistere a quegli atti. E si sentì dispiaciuta per aver inflitto alla ragazza una punizione così crudele e irreversibile. Mentre conduceva uno dei suoi numerosi rituali, Medusa sentì i passi di un altro intruso. La bestialità di Medusa riemerse e si preparò ad affrontare il nuovo avversario. L'audace guerriero camminava cauto nella dimora della creatura, mentre lei preparava l'agguato. Avvicinandosi di soppiatto al guerriero, rimase sbalordita quando si accorse che egli portava lo scudo di Atena, la sacra egida che un tempo apparteneva a Zeus. Lo scudo di Atena era così lucido che rifletteva come uno specchio. E grazie al riflesso, il guerriero si rese conto che il mostro era dietro di lui. Con un colpo secco, il giovane guerriero staccò la testa di Medusa dal collo. Medusa era morta e il suo sangue iniziò a gocciolare per terra. Il guerriero, anonimo fino a quel momento, sarebbe passato alla storia con il nome di Perseo. Dopo aver portato a termine l'impresa, Perseo restituì ad Atena la sua egida e le diede anche la testa di Medusa. Ma pochi sapevano che Medusa portava il seme divino di Poseidone. E dal suo sangue nacque Crisaore, il guerriero dalla spada dorata. Non solo, emerse anche un'altra magnifica creatura, un cavallo alato. Il maestoso Pegaso era la più innocente di tutte le creature e incarnava tutta la purezza originaria che era stata rubata a sua madre. Molti ritengono che l'aiuto che Atena aveva fornito a Perseo, consegnandogli il suo prezioso scudo, era stato un altro atto di ritorsione contro Medusa. In realtà la dea desiderava solo liberare la fanciulla da quella terribile esistenza che le era stata ingiustamente imposta. Atena glorificò Medusa aggiungendo la testa della Gorgone al suo scudo. L'immagine della fedele sacerdotessa era adesso immortalata, accanto alla dea che tanto amava.